bandiere tricolore in tutti gli angoli di Lurate Cacivio, perché questa mattina c'è la radunata, il raduno sezionale degli alpini. Allora inizia qui la lunga sfilata delle penne nere con tutti gli stendardi dei vari comuni della nostra provincia, sono diverse centinaia gli alpini che sono qui questa mattina a Lurate. Vi facciamo vedere, siamo nel centro proprio del paese, adesso andranno verso Piazza Alpini, alle 11 la messa con le autorità, ma adesso è il momento della loro sfilata, perché oggi sono veramente in tanti, orgogliosamente con le penne nere qui nel centro di Lurate Cacivio. Hanno già fatto un piccolo passaggio sulle zone del paese, vedete, ecco, in tutti i terrazzi e finestre ci sono balconi, ci sono le bandiere tricolori che ovviamente simboleggiano poi la loro presenza. Allora ecco, questi sono i più giovani ovviamente che sono davanti al corteo, e qui inizia quindi la lunga sfilata degli alpini che questa mattina sono arrivati, il raduno è sezionale qui a Lurate Cacivio. Ci sono anche tante autorità, c'è il sindaco, ci sono i sindaci, ci sono le varie autorità qui in questo momento che partecipano ovviamente. Ciao, c'è anche il presidente, l'assessore Fermi, scusate, e tanti sindaci. Buongiorno a voi, buongiorno. Che sono ciao ragazzi, tantissimi sindaci, buongiorno a voi, ciao ragazzi, oh ciao, buongiorno, li abbiamo conosciuti tutti durante il nostro tour praticamente, quasi tutti, e sono presenti ovviamente con la... ciao sindaco, e c'è anche il sindaco di Lurate. Buongiorno sindaco, buongiorno, grazie. Ecco, inizia qui poi ovviamente la sfilata degli alpini con queste, appunto, le autorità presenti, tantissimi sindaci del territorio, cappeggiati ovviamente dalla padrona di casa che è Serena Righi, il sindaco di Lurate, e qui iniziamo a vedere anche poi i protagonisti di questo raduno con i loro gagliardetti, con i loro cappelli, tutti orgogliosamente con i cappelli. Siamo, ripeto, in centro a Lurate, tra poco arriveranno in piazza degli Alpini dove c'è poi la Santa Messa e anche il rancio a seguire. È un momento sicuramente molto suggestivo e dicevamo davvero tante persone presenti, cappeggiate dalla sezione di Lurate Cacivio ovviamente, che ospita questo raduno. Ok, riprendono quindi verso il luogo di ritrovo, che è appunto Piazza degli Alpini, dove ci saranno i discorsi ufficiali, ma soprattutto anche il rancio che è stato previsto per la giornata di oggi. Abbiamo visto prima davvero praticamente tutti i sindaci, quasi la buona parte dei sindaci del nostro territorio. Thank you.
esponenti delle varie sezioni che sono arrivati qui a Lurate. Sono anche quelli del gruppo ANA di Como, della Protezione Civile, ma ce ne sono tanti altri. Allora, vedete i paesi, insomma, basta vedere gli striscioni, i cartelli, è inutile anche quasi ricordarveli, comunque ci sono qua tutti praticamente. Ha detto che sono veramente tantissimi, insomma la previsione era di 600-700 persone, forse anche qualcosa in più, visto che la giornata è comunque buona e non piove, anche se il cielo è coperto. Direi che questo poi striscione ricorda quello che poi sono gli alpini, giustamente qualcuno non c'è più, ma loro comunque continuano sempre ad aiutare le persone in vita e lo fanno sempre con quella che ormai è la loro assoluta conosciuta, riconosciuta generosità. Ne vediamo ancora tanti che sfilano qua nelle vie di Lurate Cacivio in questo raduno di questa domenica mattina, ce ne sono veramente tantissimi come potete vedere. Di Don Carlo Gnocchi, che ha dato ai suoi alpini un invito, appunto, un invito, dicevo, a tenere vivi, di tenere viva la sua baracca, che in realtà appunto è il mondo degli alpini.
quasi finita, la sfilata è quasi finita, ma ce ne sono ancora davvero tantissimi, sono diverse centinaia davvero quelli presenti qui a Lurate. Questo è il raduno sezionale della provincia di Como, con tutti i comuni coinvolti, abbiamo visto prima tutti i sindaci, tantissimi sindaci insomma, e tutte le varie sezioni che hanno partecipato e stanno partecipando a questo raduno, veramente molto sentito, perché lo vedete sentitissimo. Ci sono anche persone abbastanza anziane, ma che hanno voluto essere qui presenti questa mattina. Siamo quasi alla fine della sfilata, quasi alla fine. Li abbiamo fatti vedere tutti perché era giusto mostrare tutti, anche le varie sezioni che ci sono. Siamo quasi, ripeto, alla fine della lunga sfilata. Adesso andranno in piazza degli Alpini i discorsi ufficiali alle 11, poco dopo, perché siamo forse leggermente in ritardo, e poi la Santa Messa e poi anche il rancio per chiudere questa giornata di amicizia e di allegria e di simpatia soprattutto. Bene, direi chiuso qua con la sfilata, poi ci sono altre persone, c'è l'ambulanza, direi che l'abbiamo fatti vedere tutti, eccoli qua ancora, le Penne Nere orgogliosamente presenti oggi a Lurate Cacivio per questo raduno che, come vedete, ha portato qui davvero centinaia e centinaia di Penne Nere orgogliosamente presenti per il loro raduno. E viva gli Alpini, viene il caso di dirlo chiaramente, perché come ha scritto il nostro amico prima, non mi ricordo più il nome, loro ci sono sempre, in qualsiasi momento, a aiutare i vivi ovviamente, e giustamente hanno voluto anche ricordare chi non c'è più. E quindi chiudiamo qui perché è finita la sfilata praticamente, c'è il mezzo di soccorso dell'ambulanza, quindi possiamo considerarla conclusa, anche tanti cittadini che seguono le Penne Nere, pur non essendo ovviamente alpini. È tutto, grazie, una bella giornata ovviamente qui a Lurate, la festa degli alpini del nostro territorio. Grazie ovviamente anche alle forze dell'ordine, ai carabinieri in congedo, la Croce Rossa, i carabinieri, la polizia locale, tutti insomma che hanno partecipato. Ricordatevi che c'è qualche disagio ancora al traffico, soprattutto sulla provinciale tra Lurate e Olgiate, ancora per qualche minuto per il passaggio del corteo lunghissimo. Grazie, è tutto da Lurate, buona giornata, buona domenica.